ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, Milano infila la quinta meraviglia consecutiva, batte il Khimki Mosca per 88-90 grazie ad un ultimo quarto veramente incredibile. Ragazzi, che partita della squadra di Simone Pianigiani, che nella giornata odierna ha perso Bertans trasferitosi ai New Orleans Pelicans, quindi in NBA. Ma parliamo della partita incredibile, ragazzi, nell'ultimo quarto l'Olimpia Milano c'entra questa vittoria importantissima, perché in questo modo continua a sognare i playoff di Eurolega. Si posiziona al sesto posto, continua a essere la sesta forza di questa Eurolega con 26 punti, a meno 2 dal Barcellona, che deve ancora però giocare, perché Milano giocava la prima giornata di questo giovedì di Eurolega e batte quindi il Khimki Mosca per 88-90 in terra russa. Un'altra partita al Cardio Palma come l'andata, dove Milano vince di 1, invece in Russia vince di 2. E riesce a fermare la grandissima prestazione di Alexis Ved da 22 punti e 11 assist. Tornava il russo a giocare una partita e ragazzi, ha giocato un giocatore fondamentale per il Khimki, però questa sera l'ultima difesa di Mike James è veramente l'episodio decisivo in cui la squadra di Simone Pianigiani deve migliorare, perché la difesa è stata un problema per tre quarti, poi Milano ha cominciato a difendere e il Khimki non ha più segnato. Parziale di 18-3, poi il Khimki rientra nella finale di partita e poi l'allungo decisivo. La giocata forse più bella, la giocata più bella è stata lo scarico di Mike James per la tripla di Mitzov. Ancora una volta, ragazzi, Vladimir Mitzov decisivo. Andiamo a vedere i tabellini. Allora, abbiamo detto Sved, 22 punti, 11 assist per loro. Bella la prestazione anche di Crocker, uno dei migliori secondo me per quanto riguarda il Khimki Mosca, con 15 punti. 17 per Malcolm Thomas, 15 invece per l'ex turno Charles Jenkins, che con la tripla aveva riportato a un minuto dalla fine il Khimki Mosca davanti. Invece, ragazzi, risponde Milano, grande prestazione ovviamente di Mike James, che ha giocato una buona partita, 5 su 7 al tiro dalla lunga, 5 su 7 al tiro, male da 3 punti con un 0 su 4, 6 su 8 invece dalla linea della carità. E solamente 2 assist, è il minimo stagionale per Mike James in Eurolega, e quindi da rivedere questa statistica personale di Mike James. Importante però sottolineare soprattutto la difesa finale su Sved. 15 punti per Mitzov, che mette la tripla dell'ultimo sorpasso, 15 punti e 6 rimbalzi per Caleb Tarceschi, buona anche la prestazione di Kuzminskas con 9 e 7 per Nedovic. Bene soprattutto, ragazzi, James Nanali nell'ultimo quarto. Nanali, ragazzi, e Jarels e Mitzov hanno sicuramente fatto la differenza. 11 punti anche per l'ex giocatore della Partizan Belgrado, Curtis Charles, 11 punti importanti. Invece ne mette 4 Jeff Brooks, partito in quintetto nella serata. E Brooks, che poi non ha giocato i 2 minuti perché ha preso un fallo tecnico che poteva essere deciso. Per fortuna che Jenkins ha sbagliato il libero del fallo tecnico. Quindi, ragazzi, dobbiamo commentare ancora una volta una vittoria, la quinta vittoria consecutiva dell'Armani Milano, che adesso avrà questo Tour de Force, perché, ragazzi, veramente si chiama un Tour de Force, perché avrà tutte partite complicatissime. Le trasferte, sicuramente, la trasferta contro il CSKA di Mosca, la trasferta a Madrid contro il Real, le due partite interne con Panathinaikos e Olympiacos. Ragazzi, ci sarà da soffrire. Ci sarà da soffrire, però questa Milano potrà sicuramente sognare fino alla fine un posto tra le prime 8 dell'Eurolega, cioè quindi staccare un ticket per i playoff. Milano ci proverà fino alla fine, perché questa sera, ragazzi, fa un'impresa immaginabile a 10 minuti dal termine, dove Milano perdeva di 10 punti. Invece l'impresa è stata fatta. Khimki Mosca 88, Olimpia Milano 90, quinta vittoria consecutiva del gruppo di Simone Pianigiani. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, ragazzi, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo a un prossimo video.